stampo l'estaccio. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Buongiorno Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Mi. Che succede? Che partiamo da Perotti che spiega al figlio dove lo torna lui. Sai che Perotti c'ha sul braccio sinistro, credo, due tatuaggi. Da una parte è scritto Francesco e sotto c'è scritto 10. Che vorrà dire secondo te? Perotti, eh? Se è fatta adesso quando è arrivato? È devoto pure lui, eh? Se è fatta adesso quando è arrivato? No. È il figlio, si chiama Francesco. Oggi ha capito tutto in principio, capito? Dimmi una cosa, mi era preso adesso in pausa un attimo. Hai fatto gli auguri a Ilary Blasi? Perché? Oggi è il compleanno, come un fate gli auguri a moglie del capitano. Ma è oggi o era ieri, mi? Ma che ne so, decidi te, dai. Decidi. No, ma poi io che ne so, ma io quando ci sono i signori di mezzo non mi permetto mai. Ma c'è di mezzo il capitano. Ah, ho capito, ma insomma, boh, queste cose, vabbè, diciamo, dai, sono cose che attengono, secondo me. Mi era presa una bottarella. Gabriele, ci sei, sì. Mimmo, sono qua. Ho capito, però non parli, oggi, non favelli. Butta in cacciano. Ma che devo fare? Non ci fa parlare. Dimmi, Ricca, dimmi. Mi era presa una bottarella, mia. De nostalgia? No, de nostalgia, visto quando te piampo. De coccolone. Ah, De Coccolone, vai. Ti ricordi Sensi? Bella quella ricca? Giannini, non sei degno, tipitato, tutte queste cose così. Se siamo mai fatti manca niente? No, penso proprio di no. I cori contro Bruno, che sia di le cose contro Bruno Conti, contro Di Bartolomei, contro Russo. Contro Peppe, contro tutti quelli stavi dicendo, no? Capito? Sì, tutto quello che magari magari mi puoi pure insegnare. Dice, Ricca, guarda, non te crede, perché Maldini stava a fare. Io c'ero, però, eh. Io stavo a Milano quel giorno perché era Milan-Roma l'ultima partita. Sì, di sì, me lo ricordo. Io ho assistito a una cosa che veramente mai avrei voluto vedere e mai avrei immaginato. Cioè la tifoseria ultra del Milan che insultava il capitano del Milan, insomma, poi lì poi. Si è capito che c'erano altri problemi, altri discorsi, per caso Maldini è entrato a far parte del club e quello, insomma, ti spiego un pochino anche perché era successa quella cosa lì, però i grandi amori com'è? Hanno un inizio e una fine, no? E probabilmente nel momento in cui il grande amore non è più grande entrano in ballo altri sentimenti che non dovrebbero esserci per conto mio. Però sì, ribadisco quello che hai detto te, ma che pro l'hai detto? In che funzione? Spiegami. No, nel senso che continuo. Per esempio, io stamattina ho letto tante fumate bianche, no? Ho letto. Sì. E io ho la sensazione che sta fumata. In arrivo l'hai letta, eh? Non fumata bianca. Beh, ho letto addirittura di una telefonata tra Pallotta. Beh, ognuno c'ha le proprie informazioni, dai. E quindi? In arrivo, secondo me. Io ho letto che tu hai già smentito tutto, no? No, io non ho smentito. Come no? Io ho smentito la telefonata. Ah, appunto, sì, perché ho domandato e non ho domandato da una parte sola, insomma. Sì, hai fatto bene. La telefonata. Quello poi che aspetta. Hai fatto te lo doveva fare il tuo giornalista lì a fianco, ma l'ho fatto Mimmo. Grandissimo, così mi piaci. Quando te provo che tu mi rispondi male, così mi piace. Devi tirare fuori il carattere, capito? No, basta. Se è in arrivo la fumata bianca, questo secondo me ci può stare, perché tu il ci hai scommesso pure mezzo Copeco sulla fumata bianca. Come no? Uno no, mezzo. Lo scommetteresti oggi in Copeco invece di mezzo? Io rimango mezzo. Se rimani mezzo. Senti, a me. E fatte conto che. Ci senti, è già partito, no? Oh, quel fatte conto là. Ah, vabbè. Se... Fatte conto che poi non è bianca? No. Ah. Sì, mi ricordo, tu se sei a trattenere troppo, non te devi trattenere, in vita uno non si deve trattenere, capito? E se il presidente ci provasse per caso lazzo c'era amore. No. Ci provasse ancora a dire è un'ipotesi. Sì, certo, è una sensazione. No, ne manco, è molto è meno, sì. Guarda, Frace, fidati di me. Ma guarda che è una bella cosa. Ma scusa, secondo me il punto sta tutto in questa faccenda. Tu sai perfettamente, come lo sanno un po' tutti, diciamo, non soltanto tu, che all'atto del rinnovo del contratto, quello che Totti ha fatto nel 2013, il 20 settembre 2013 è stata la firma sui contratti, ve lo ricorderete, no? Con tutta la cerimonia lì a Trigoria, con Totti che chiese al presidente quando gli diede la penna in mano per firmare, ma c'è l'inchiostro, tutti a ride, cose di questo tipo. Sì.
che già in quel periodo lì, insomma in quel tempo, si sapeva che Totti poi, al di là del contratto da calciatore, aveva già in essere un contratto di 5 anni, si parlava in quel periodo di 6 addirittura, che era stato concordato con la precedente gestione e che la nuova gestione, la nuova proprietà aveva confermato trasformandolo in 5 anni di contratto, ok? Come dirigente, la cifra dei top manager, diciamo, legati al calcio, che insomma è stata quantificata in, si può dire, tanto è uscito mille volte, 600.000 euro l'anno, ok? Sì, sì. Allora il punto qual è? Quello che stai dicendo tu, che Pallotta potrebbe in qualche modo, no? Guarda Francese, faccio far vicepresidente, c'hai carta bianca, vieni qui con me a Boston, questa Roma fa come te pare, un pochino questo, no Riccardo in soldoni, no? Che ancora potrebbe tentare. No, ma no, insomma, no, la proposta, perché, dico. Ti spiego perché, sai sempre. No, stavo a fine di parlare. Ah, ti chiedo scusa. Però, no, perché ti stavo semplicemente chiedendo, è questo di cui tu parlavi, no? Ripensaci, sì. Mette da far dirigente, giusto? Non è neanche ripensaci, cioè fidati che quello che ti sto proponendo è una cosa bella per te, ma è bella soprattutto perché noi vogliamo dare proprio il massimo che ci può dare pure in questo. Non la scartà così, non pensà che è un modo per levartesi dal cavolo. Perfetto, benissimo, allora riprendo un attimo a parlare io. Sì, scusa. Ti dico che Totti il contratto per 5 anni da dirigente già ce l'ha. E che quello che potrebbe dirgli Pallotta sarebbe soltanto forse il primo dei primi 5 anni, no? Perfetto, però se c'è già un accordo che non è un accordo firmato, è bene precisarlo, è un gentleman agreement, puoi tradurre per favore Gabriele? È un accordo tra gentiluomini. Esattamente, che nel momento in cui lui smetteva di fare il calciatore cominciava a fare il dirigente, ok? Allora qual è il punto, caro Riccardo? Questa è la domanda che faccio alle tue sensazioni. Poniamo il caso che la Roma non rinnovi il contratto a Totti, che quindi la fumata bianca che si va ventilando da più ore non sia tanto bianca ma sia nera. No, no, aspetta, quel contratto però, aspetta. Ha ancora modo di esistere? Aspetta Mimmo, perché devo spiegarla un po' meglio, perché sennò sembra che io stia dicendo che la Roma non farà il contratto a Totti. No, no, ma non assolutamente. No, io dico che magari dopo, se il ragazzo, se l'uomo dice guarda grazie ho capito, sono veramente molto lusingato da quello che mi proponete, ma io voglio giocare, a quel punto io posso anche pensare che il presidente, quello che io dico, mi sembrava oggi che ci fosse troppa sicurezza sul fatto che fosse già tutto deciso, troppo, capito? Ottimismo. Sì. Insomma, forse nessuno ha scritto che Totti, credo che nessuno abbia scritto che Totti ha rinnovato il contratto. Io ti faccio una domanda, se tu potessi parlare oggi con Totti, sì, visto che hai detto che la defrauda non c'è stata, Totti ovviamente ti direbbe che lui non ha parlato ancora con Pallotta, giusto? Sì. Quindi probabilmente nessuno della Roma ha parlato ancora con Totti. Nessuno della Roma ha detto sì, abbiamo intenzione di rinnovartelo, oppure no, non abbiamo intenzione di rinnovartelo. No, giusto? No. Però ci sono anche, diciamo, le informazioni indirette, come tu hai detto prima, no? Cioè incroci, vai a vedere, una volta la vita è qua, una volta è là, vai a incrociare le cose e verifichi qual è la verità. E probabilmente se tutti i giornali, tutti, scrivono che c'è la possibilità molto forte, sì, molto probabile che il contratto a Totti venga fatto, è perché qualcuno qualcosa si è fatto sfuggire. Evidentemente sì. Non certamente la parte Totti però, Lo sai perché? Perché Totti non sa niente e non sa nemmeno niente chi sta intorno a lui. Lo so. Perché, pensa, io ti dico una cosa. Secondo te caro Riccardo, secondo delle tue sensazioni, la parte Totti e la parte Roma hanno mai parlato di soldi? Non credomi. Non credo, bravo. Per quello che so io, non credo, neppure io, ok? Allora, nel momento in cui la Roma decide, va bene, decidiamo di rinnovare per un anno il contratto a Totti, quel momento lì si comincerà pure a parlare dei soldi, no? Ma giusto? Secondo me è giusto, non solo è giusto, no, come considerazione. Cioè, non è che come la Roma dice, vabbè, e facciamo il contratto, dall'altra parte a quel punto verrà detto vabbè parliamo dei soldi però, no? Sì. Quindi vedi perché tu dici che non è così automatico, perché poi bisognerà anche risolvere questo punto interrogativo, no? Cioè siccome nessuno fino adesso ha parlato dei soldi, si è sempre parlato della voglia del calciatore di continuare a fare il calciatore e della società che era un po' perplessa, diciamo così, nel momento in cui la società decide di fare il contratto a Totti è evidente che ha anche fissato un tetto, no? Giusto? E poi si andrà a discutere anche di questo tetto, io credo, quindi sono d'accordo con te. La fumata bianca è vicina nel momento in cui
il riferimento alla voglia, alla volontà della società che è cambiata, dice sì, facciamo il contrattatore, poi però bisogna farlo. È chiaro? Sì. Però io ti dico anche un'altra cosa. Sì. Che l'ultimo dei problemi, secondo me, l'ultimo dei problemi legati eventualmente al rinnovo o meno del contratto di Totti è il fattore economico, da parte soprattutto del calciatore. Quindi nel momento in cui la società decide di farlo, poi trovano la maniera di farlo. Però c'è anche da verificare questo aspetto qui ancora. Sì. O no? No, no, Mimmo, quello che io dico. Ti dicono le tue sensazioni? No, ipotesi, non sono manco ipotesi, sensazioni. Gabriele, Mimmo, prendi atto che sono ipotesi e non sensazioni. Sì, metto a verbale. Vai. Che rispetto a una settimana fa, 10 giorni fa, 20 giorni fa, che ci sia una sorta di, non esattamente di ripensamento, ma di, se ci si rimette seduti al tavolino a affrontare un argomento che forse era considerato quasi chiuso, mi si può dire? Era assolutamente chiuso. Oh, perfetto, quindi questa è sicuramente un'apertura. Il contratto, se non si mettono a sede le due parti, e non credo il presidente che è rimasto su, anche se poi esistono le conferenze colli. Sì, però esistono anche i dirigenti che fanno profumatamente per fare il lavoro loro. Un dirigente magari è tornato ieri, oggi magari un altro dirigente sta a Milano. Di fatto le parti non si sono ancora incontrate. Però noi stiamo parlando della possibilità relativa all'intenzione della società di fare il contratto. Non che il contratto è fatto, mi sto spiegando? Sì. Perché per fare i contratti bisogna essere in due. Allora, diciamo che rispetto a qualche tempo fa c'era una parte, la parte Totti, che avrebbe voluto il contratto. La parte Roma, riferita a Pallotta, che invece non ci pensava proprio. Adesso qual è il punto? Che la parte Totti è rimasta su quella posizione, ovviamente, no? Che vorrebbe rinnovare. E probabilmente, mettiamo probabilmente, caro Riccardo, la parte Roma ha modificato il proprio atteggiamento, lo saprà Pallotta per quale motivo. Mimmo, io però magari ti devo fare una domanda, perché aspetta, è troppo importante. Ho finito il discorso. No, ma perché c'ho... Vai, allora, vai, fammi questa domanda così allora, non capisce niente. Quanto io e te possiamo essere presuntuosi di pensare... Beh, tanto, tu di più. No, di sapere come pensano le persone a cui ci rivolgiamo, mi? Credo che sta presunzione un po' ce l'abbiamo noi, no? Ma sì, dai. Oh, secondo te... Un tifoso che legge il giornale, magari anche non attentamente come io e te possiamo fare, perché sì, c'è il tempo, che sensazione ricava, o che quasi certezza ricava, che il contratto è quasi fatto? Sì, sì, questo sì. È questo che invece a me mi preme, ti spiego no, perché. Te preme, sai che cosa? Te lo dico. E tu sei di quello super precisino, no? Per cui fino a che non ci stanno tutte le firme, non si può mai dire. Ma è un obbligo che c'ho verso gli ascolti. Ma è un obbligo che c'hai, però. Io ti dico che nel momento in cui c'è la volontà da parte della Roma di fare il contratto a Totti, il contratto si fa. Anche se poi se te lo mette ancora a tavolino e parla dei soldi. Però quello è l'ultimo dei problemi. Per quello che risulta a me, come dicono quelli bravi che fanno... Sui soldi sono assolutamente d'accordo con te, che è proprio l'ultimo dei problemi. Da una parte e dall'altra è proprio l'ultimo dei problemi. L'ultimo, assolutamente. O no? Sono assolutamente d'accordo con te, Mimmo. Cioè, nel momento in cui decidi di fare il contratto a uno come Totti, devi mettere in conto determinate cose, e credo che anche uno come Totti, nel momento in cui arriva a fare il contratto a Roma a 40 anni, debba mettere nel conto tante altre piccole cose pure lui, no? Sono d'accordo anche su questo. Quindi, insomma. Però se c'è la volontà, poi si fa. Tu sai che durante il periodo del calciomercato si dice quella, Roma ha preso quello, ci mancano ancora le firme, ha preso. Ah certo, sì. Perché poi la sintesi giornalistica, e tu hai lì vicino a te un giornalista che te lo potrebbe spiegare, è quella, insomma, altrimenti non devi stare a aspettare le veline, ma le veline le usano soltanto coloro che fanno magari un giornalismo di politica, di queste cose, per cui devi stare attenta alla minima cosa, perché se no... Stiamo a parlare di pallone in questo senso, stiamo parlando di contratti, o parliamo magari tante altre volte di calciomercato, nel momento in cui si dice che ne so, Roma è fatta per Siantoni, è fatta per Siantoni, anche se magari non ci stanno le firme, ma nel momento in cui c'è la volontà del calciatore, la società, della società che c'è, della società che compra, è fatta. Mi sto spiegando? Sì. In questo caso, se la Roma, che era quella che non voleva fare contratto a Totti, decide di fare contratto a Totti, il contratto si farà, quindi la fumata bianca è in arrivo. Te l'ho spiegato in una sintesi giornalistica. Sì. Sentimo... Molto, non è che è campata in aria, è la realtà. È la realtà. Poi quando
anche nelle altre circostanze, no? Io ricordo perfettamente che sono andato a fare una ricerca qualche giorno fa per vedere che cosa era accaduto in occasione dell'ultimo contratto firmato da Totti, te l'ho detto, quindi sì, ecco perché ricordo le date, cioè il 20 settembre del 2013. Perché del fatto che Totti avesse raggiunto un accordo con la Roma se ne cominciò a parlare dieci giorni prima, diciamo. Allora i giornali scrissero tutti, la Roma e Totti hanno trovato un accordo, la Roma e Totti hanno trovato un accordo, poi la Roma decise di organizzare quella, te la ricordi quella conferenza stampa, sì, no? Totti, sì, sì, col Brindisi, no? Insieme con Pallotta, gli altri cori, eccetera, eccetera, ma perché fu l'atto formale, ma l'accordo era stato trovato prima. Ricordo anche perfettamente che venne trovato, e magari questo potrebbe venirci utile anche in funzione di quello che accadrà nei prossimi giorni, grazie ad un incontro tra il direttore generale Baldissoni, no, non so se quel periodo era già direttore generale, comunque Mauro Baldissoni e Alfonso Leonardi, che è colui che da sempre cura gli interessi... Sì, sì. La parte diciamo commerciale, insomma. Esattamente, il suo... Quello amministratore, conti, diciamo, sì, così, sì, no? Esattamente. Ci fu un incontro, è venuta una botta del barone, vabbè. Ci fu un incontro che, nel quale vennero fissate per filo e per segno tutte le cose, diciamo intorno al 10 di settembre. E in quel momento si venne a sapere che insomma il contratto era fatto, poi la Roma lo ha ufficializzato, quindi la fumata bianca, della quale tu parli adesso, ci fu soltanto il 20 settembre. E siamo bene o male nella stessa situazione. È così, insomma, dai. Mimo, eccomi, eccomi. Che ha fatto? Niente. Ma quanti siete? Oh? Siamo in tanti. Gabriele, che c'ha? Scusate, mi sono un attimo fatto prendere dal momento. Vai. Hai una domanda, Gabriele, per Mimo? Sì, Mimo, c'era un sacco. Che sei vivo, ho fatto, Mimo, perché dopo se parliamo tutti non ci vogliono già cavalliamo. Ma che ci stai a insegnare come si fa la radio? No, no, io dico, spiego le mie motivazioni. Lo caccio via? La pernacchia poi te la ridò? Sì, sì, vai. No, la faccio per rispetto del pubblico, dai. Dai. Okay. Mimo, ha parlato di Dzeko. Ne stava per partire. No, te prego, ne stava proprio per partire. Beh, no, però Mimmo, scusami, se parlo perché parlo, se ma non no, parlo, ma, no, ma non era per te. Rusticacci era riferito a Dzeko, capito? Ma no, ma perché? Come no? No, ha detto mi trovo bene a Roma, Totti è più forte di tutti, il sogno mio Davide era giocare con Totti, non voglio andare e piripi paravà. Beh, la cosa importante che ha detto è che il primo anno è stato difficile, ma il prossimo sarà migliore. Lui che è stato difficile, eh? No, il prossimo sarà migliore, quindi... Secondo te era peggio, va bene. Non è... Cioè, no, almeno lui non si sente sul mercato. La domanda è questa qua. Ma la Lazio dove sta? Ecco, bravo Riccardo, vedo che non tradisci mai. tu te lo vorresti, Dzeko? Io sì, Mimmo. Io qualche giorno fa, forse una settimana fa, mi sono divertito perché mi interessava molto oltre al divertimento. Ho lanciato una specie di sondaggiuccio sul mio profilo Twitter, no? Terese Dzeko no per l'anno prossimo. Sì. E devo dire che i no sono stati più dei sì, eh. Immagino. E quindi, insomma, ma poi conta soltanto quello che deciderà il vecchio Lucio, eh. Perché se a Lucio Dzeko gli sta bene, Dzeko rimane, eh. Io ho il timore che a Lucio Dzeko non sia benissimo. E che quindi si possa trovare una soluzione, indipendentemente da quello che dice il giocatore. Ma che deve dire il giocatore? Sta qua, c'ha altri 2-3 anni di contratto e che fa? Dice no, me ne voglio andare, qui mi trovo male, eccetera, eccetera, caro Gabriele. Pensa che Dzeko quanti gol ha fatto? 8. Campionato parlo. 8. 8. Quanti gol ha fatto Totti? 4. Ah, lo sapevo che me lo dite. Allora c'ha ragione Spalletti. A dire che mettete in contrasto, in competizione, no, no, assolutamente. Però Mimmo, io non ci posso credere che un giocatore come Dzeko possa subire. Infatti, ci credo manco io. Dai. E chi è venuto? Il fratello da Manchester City? Non lo so, oppure c'è un virus che colpisce i centravanti della Roma. Eppure i giornalisti che lavorano nella radio, perché t'ho visto ultimamente, t'ho visto in condizioni. Quanti chili hai perso, Gabriele? 10 chili, Mimmo. 10 ne hai persi? Sì. Riccardo. Mamma mia, cosa che darei io? Puoi fare qualche cosa, Ricca? Piammere io. Cioè, mi vorrei levare io per i tagli. Se posso, Gabriele, Mimmo. Tu a forza dei aforismi, sì, sì, dei poesie. Mimmo, fai attenzione. Cioè, se sai veramente
a scioglie proprio, capito? Lui adesso, Mimmo, sai che fa? Per un periodo ha interpretato il poeta triste. Sì. Mo gli dà una volta ogni tanto una botta d'entusiasmo, così diciamo, sì, la sfera femminile dice: vedi il poeta triste che comunque funziona. La sfera femminile, fammi capire. Ma questo fa tutto. Ma sì. A Mimmo, che no, ne Mimmo, sai? Non ci credere. Sì. Non ci credere, Mimmo. Ah. Oh, Riccardo, c'è il pulma che ti sta chiamando, devi andare. Senti, Mimmo. Non li far aspettare, eh. No, va bene. Io fatte conto, approfitto per salutarti intanto. Vai, via il pulma, se no. Che vada a Genova, capito? Vada a Genova. Mimmo, grazie, vai, grazie, 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 dopo, grazie. A dopo, tra pochissimo con Gabriele. Oggi, signora, per pure non Mimmo. Gabriele. Eccomi qui, Mimmo. Mi confermi che il lunedì c'è Genova-Roma? Sì, alle ore 19. Infatti, di questo volevo parlarti, perché c'è questo dubbio Florenzi. E vabbè, piano piano ce ne faremo una ragione. Tu che dai. Dici? A destra metteresti un Maicon che ha giocato bene la seconda parte della partita contro, contro il Napoli. Così così, non malissimo. A me non è dispiaciuto. Oppure opteresti per più Maicon o Florenzi? Più Maicon. Florenzi ti sta piacendo ultimamente? No. Secondo me sta accusando un pochettino il logorio della vita moderna, nel senso che ha faticato tanto, ha tirato tanto la carretta e adesso un pochettino ne sta risentendo, sì. Dicevo, opteresti per Maicon a destra oppure Rudiger con una coppia centrale Zukanovic-Manolas? Allora, la Roma è al terzo posto, difficilmente potrà arrivare seconda. Difficilmente potrà essere raggiunta dall'Inter che è quarta, quindi è una partita che tu devi andare lì e cercare di vincerla, anche rischiando magari di non farlo, o che so, di perderla. Quindi se tu vuoi avere un atteggiamento di un certo tipo, indipendentemente dal fatto del numero dei giocatori di attacco, io butterei dentro il vecchio Maicon, e terrei la coppia di centrali quella lì, quindi Manolas e Rudy, per dare anche, non lo so, un segnale a te stesso, agli avversari. È chiaro che il Genoa non è che sta a pensare ci abbiamo di fronte questo o quell'altro, però un conto se tu vedi che di fronte hai un avversario che viene lì con l'intento chiaro di venire a fare la partita per portare a casa i tre punti, forse magari un minimo di spavalderia in meno lo metti in campo, ecco. Tante volte succede anche questo. Maicon ha raccontato dopo la sua prima stagione qui a Roma, ovviamente, di aver giocato tante volte di faccia, no? Proprio mettendo paura agli avversari. Non è stato soltanto per quel motivo lì che lui ha fatto nel primo campionato qualcosa di straordinario, tant'è vero che è stato poi richiamato in nazionale, no? Sì. Per i mondiali del 2014 in Brasile. Però l'esperienza, talvolta il fatto di essere Maicon, ha messo pure agli avversari più della sua condizione fisica. E io credo che quando tu hai di fronte un giocatore come Maicon, ancora queste cose le subisci, a patto ovviamente che il calciatore stesso, quindi Maicon in questione, abbia una condizione atta ad andare in campo e far vedere quello che è capace. E poi però, alla tua scelta, qualora non dovesse esserci Florenzi, io opterei per Maico, come del resto ho optato Spalletti anche nel corso dell'ultima partita. Vero, vero. Però Mimmo, a centrocampo faresti una mediana a due con Nainggolan certamente e uno tra De Rossi e Keita, oppure opteresti per il classico 4-3-3 con il tridente leggero? Perché poi a quel punto, se giochi col 4-2-3-1, davanti c'è Dzeko, se giochi col tridente leggero ne non c'è manco un dubbio. Mm-hmm. Quindi diciamo che la scelta del centrocampo probabilmente dipende dalla scelta dell'attacco. Nel senso che se tu hai Dzeko difficilmente fai il 4-3-3, puoi anche farlo, però insomma fino adesso abbiamo visto che Spalletti di questo non è stato molto convinto, e di conseguenza se non hai Dzeko giochi con i tre intermedi. E continuo a pensare che qualora la Roma dovesse giocare con due mediani, cioè con il 4-2-3-1, difficilmente troverebbero spazio insieme De Rossi e Keita, perché io continuo a pensare che non facciano una coppia e che probabilmente, considerando quelli che ci sono e quelli che non ci possono essere, nel 4-2-3-1 i due mediani sarebbero Keita e Nainggolan, giusto? Sì. Qualora invece la Roma optasse per un 4-3-3, probabilmente potrebbe esserci spazio, sì, anche in questo caso per De Rossi, nel 4-3-3, sempre tenendo conto che alla fine, prima o poi, soprattutto, ma una partita di là la dovrò fare. E
e forse dicevamo nei giorni scorsi, e questa potrebbe essere la partita giusta per lui, non so tanto per quali motivi, ma comunque questo le deve fare le partite, perché se no chiude il campionato senza praticamente, ecco qua sta finendo, chiude il campionato senza aver mai giocato dall'inizio, e questo insomma non sarebbe un buon viatico per quella che è la prossima stagione. Quindi io mi aspetto in qualche modo la presenza di Strootman in campo a Genova, non so se dall'inizio, non so se poi a gara iniziata, però la deve giocare la partita, la deve giocare, anche perché ti mancherà un centrocampista come Pjanic, e quindi la possibilità di inserirlo in qualche modo c'è, senza togliere nulla a nessuno, perché te l'hanno tolto direttamente dal giudice sportivo. Mimmo, prima di salutarci, l'intervista di Rizzoli? Rizzoli, il troppo casino, come ha detto, mi ha dato fastidio il polverone sul Bonucci. Beh, poteva evitare infatti di mettere la capoccia fronte a fronte con Bonucci, avrebbe risolto tutti, no? Lui dice, noi mezzi di comunicazione, chi fa questo di professione dovrebbe stare più attento a dare informazioni complete. Si è preso un frame, da quello si è dato per scontato addirittura che ci fosse stata una testata. Ho capito, perfettamente. Io credo che Rizzoli ultimamente faccia molto più l'uomo di comunicazione, l'uomo di spettacolo, il protagonista, il personaggio che l'arbitra. Io ricordo che fin quando lui non si vedeva e si sentiva, era uno dei migliori arbitri del mondo, tant'è vero che è arrivato ad arbitrare la finale dei campioni del mondo, giusto? Sì. Poi, fatto quel passo lì, ha cominciato a debordare, libri, interviste, ogni occasione buona per parlare. L'altro giorno ha detto che è contrario alla moviola in campo, ad esempio. Lo vedo un po' troppo come grillo parlante, insomma poi i grilli parlanti ci stanno, ma magari non fanno gli arbitri. Se uno fa l'arbitro, facesse l'arbitro e sta buono lì e tranquillo come hai fatto fino adesso, anche perché la figura abbastanza barbina che ha fatto in occasione della partita arbitrata della Juventus è sotto gli occhi di tutti, quindi negare l'evidenza mi sembra un pochino così, anche perché dunque cos'era la partita, non mi ricordo, comunque c'è stato un episodio simile con Keita della Lazio, sì, giusto? sì, ne parla anche durante l'intervista. Sampdoria Lazio, giusto? Sì. E quindi o gli dice male, oppure qualche cosa succede, quindi farebbe bene a star zitto, o comunque continua a fare quello che faceva prima del seletto. Il miglior arbitro al mondo, caro Gabriele. E allora Mimmo, fatte conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti. A domani Mimmo, ci sono anch'io con la Gatoni Rossomando. Aia, voi non siamo mai stati. No, perché? Dai, a domani. Ciao Mimmo, un abbraccio. Ciao.